creative e ingegneristiche che studiano nuovi e più potenti sistemi propulsivi, investendo al contempo in ricerca nel campo dei motori a minor impatto ambientale, al fine di salvaguardare l'ecosistema senza rinunciare alla navigazione. La riforma significa al contempo anche il rilancio delle realtà e delle attività di gestione e di erogazione dei servizi di corredo e di supporto alla nautica stessa. Il disegno di legge in conclusione va nella direzione di semplificare e riordinare le norme del codice della nautica e vuole essere anche uno stimolo per il mercato interno del settore. Grazie. La ringrazio, onorevole Palese. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il relatore non intende replicare, il governo immagino neppure, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Ciprini ed altri 1878 e Di Salvo ed altri 1988 concernente iniziative volte a sospendere o revocare il blocco della contrattazione del pubblico impiego. Avverto che in data odierna è stata presentata la mozione Polverini ed altri 1992 che vertendo su materia analoga a quella trattata dalle mozioni dell'ordine del giorno verrà svolta congiuntamente il relativo testo è in distribuzione alla ripartizione dei tempi riservati alla discussione pubblicata in calendario. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Onorevole Ciprini è iscritto a parlare per illustrare la sua mozione. Prego. Grazie Presidente. Il blocco della contrattazione nel pubblico impiego è stato inaugurato dal governo Berlusconi nel 2010 e perdura fino al governo Renzi nel 2015. Il 31 maggio 2010 viene emanato il decreto legge numero 78, convertito con modificazioni dalla legge 122-2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che ha determinato per il pubblico impiego il congelamento dei trattamenti economici per 3 anni, con la finalità del contenimento delle spese, mediante l'articolo 9,21, in base al quale le retribuzioni del personale interessato sono state escluse tanto dai meccanismi di adeguamento di cui l'articolo 24 della legge 448 del 98, quanto dall'applicazione degli aumenti retributivi, cosiddetti scatti e classi di stipendio, collegati all'anzianità di ruolo, quanto addirittura dal riconoscimento dei benefici economici correlati alle progressioni di carriera, senza possibilità successiva.